sta maturando, ci siamo chiariti e ti dirà la carta. Bravo. Fino, siediti. I tempi per l'una precisa dobbiamo finire. 45 minuti abbiamo. Massimo. Volendo anche prima. 45 minuti, così ognuno sa i tempi. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per aver raccolto il nostro invito. Sono d'obbligo i saluti alle istituzioni presenti, ai consiglieri delegati, ai capigruppo e ai sindaci e ai delegati dei sindaci che quest'oggi hanno preso parte di questo focus importante, ritengo doveroso, dove Città Metropolitana fa un punto della situazione per la tematica attinente le strade, una delle funzioni fondamentali di Città Metropolitana, e quindi diciamo il lavoro che abbiamo svolto, tra virgolette, dal 2017-2016 fino al 2019 a tutt'oggi, è quello che faremo da qui ai prossimi tre anni attraverso il piano strategico metropolitano. Innanzitutto vorrei ringraziare anche la dottoressa Di Marino per l'organizzazione, per il lavoro profuso e la stampa che questa mattina hanno colto anche loro il nostro invito. Entrando poi subito nel merito tecnico della presentazione, il sindaco poi dopo ci dettaglierà meglio anche la battaglia estenuante che ha svolto affinché si arrivasse ad utilizzare questa ingente risorsa, cosa che non era possibile fino a qualche mese fa. Nello specifico, come Città Metropolitana è delegato alle strade da aprile 2017, oltre alla manutenzione ordinaria che abbiamo messo in campo su i circa 800 chilometri dal 17, 805 chilometri di strade nel 2017, abbiamo fatto un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con delle risorse che erano particolarmente limitate inizialmente nel bilancio, ma grazie all'attività svolta dal direttore generale, dagli uffici, dal consiglio tutto, che ha consentito diciamo che parte degli avanzi liberi di gestione di quei periodi e soprattutto il piano strategico hanno dato all'unanimità indirizzo su una funzione strategica e fondamentale come quella delle strade. Io vorrei iniziare stamattina facendo vedere un piccolo filmato, un video di quelle che sono le attività svolte fino ad oggi, alcune di quelle diciamo maggiormente rilevanti. Abbiamo ritenuto non opportuno chiaramente far vedere la manutenzione ordinaria che parte diciamo dal rifacimento del manto stradale, la segnaletica ordinaria, il taglio dell'erba, però alcune di queste, sindaco, sono realmente quelle maggiormente rappresentative che i sindaci stessi ci richiedevano, alcune addirittura, alcune arterie mai messe in esercizio dall'ANAS, e mi riferisco a quella che dall'asse mediano sulla perimetrale di Merito, nonché alcune opere di messa in sicurezza e di salvaguardia per la pubblica e privata incolumità, anche con l'installazione di una pubblica illuminazione in alcune zone particolarmente pericolose. Quindi se facciamo partire... Esatto. Non riesco a vedere manco io. La luce naturale. Ad esempio vediamo adesso, non so se riusciamo. Non tanto, però comunque questa è una realizzazione appunto di pubblica illuminazione sulla SP Palazziello, sulla strada provinciale Palazziello in Volla, dove era oggetto di numerosi incidenti, anche mortali. Questa è la strada che poi porta al CAN, sindaco, al centro agroalimentare. In questo caso siamo intervenuti con rifacimento del tappetino e anche della pubblica illuminazione. Questa è la scheda delle risorse stanziate nel triennio 19-21, come vi dicevo i 72 milioni di euro circa, splittati in tre anni, 25, 25 e 22 per il terzo anno, che riguarderanno in entrambi le annualità tutte le arterie
tutte le arterie di proprietà o in gestione della città metropolitana, chiaramente specificamente per le attività che sono a noi delegate. Questa ad esempio è la Circunlago Patria in Giugliano in Campania, dove c'è stata appunto un'attività di manutenzione e messa in sicurezza. Questa è la famosa circonvallazione esterna SP1, dove oltre alla manutenzione ordinaria abbiamo provveduto anche all'installazione delle barriere, i guardrail, appunto per la sicurezza. E di questi giorni abbiamo iniziato proprio la riapertura di uno svincolo importante all'altezza di Deliso di fronte all'Ocean. Questa è la galleria del Campiglione in quarto, manutenzione e messa in sicurezza. Questa è una rotonda importantissima a Santa Maria a Cubito tra Giugliano e Parete, oggetto di numerosi incidenti mortali, che abbiamo totalmente azzerato le mortalità su questa arteria, oltre alla manutenzione anche la pubblica illuminazione. Questa è Pozzuoli, via Arco Felice Vecchio, ricorderà bene il delegato Tozzi che congiuntamente abbiamo lavorato sulla messa in sicurezza di questo muro e dell'arco, di interesse storico e anche architettonico. Questo è il ponte di Frattamaggiore, perché noi non, prima che cadano facciamo noi le manutenzioni, non aspettiamo che cade poi un ponte per attivare le manutenzioni. Un rifacimento importante che qualifica l'attività nostra, ma soprattutto per lo sviluppo economico e sociale, è l'attività svolta su Capri Anacapri, perché sono strade provinciali, rifacimento di manto stradale, installazione di nuove barriere. Qua è stata attivata una procedura importante di lavorazione cosiddetta a bordo ponte, eccola qua, la vediamo, e anche di messa in sicurezza delle pareti rocciose attraverso l'installazione delle reti e chiodi. Questa è Casoria, dove abbiamo provveduto alla demolizione di un ponte, il cosiddetto ponte Cantariello, un'attività che può sembrare semplice, però teniamo presente che sotto vi erano, ecco, vediamo, passava il treno con le ferrovie dello Stato, cioè dovuta essere un'attività congiunta con le ferrovie anche per stabilire gli orari di passaggio, in che ore potevamo lavorare. Sotto quel ponte di competenza comunale vi era un campo rom, quindi abbiamo quasi dovuto chiedere pure i permessi ai rom per lavorare. Questa vi è l'inaugurazione dello svincolo della perimetrale, quello che dicevo io. Questa è un'arteria sull'asse mediano mai messa in esercizio, sindaco. Paradossalmente, per chi veniva da Grumo Nevano doveva uscire a Sant'Andimo, riprendere l'asse mediano, per assurdo, riprenderlo per tornare indietro. Oggi invece, grazie a questo svincolo, grazie a questa arteria, ripeto, mai messa in esercizio dalla Regione Campania e dall'ANAS, diamo la possibilità di rimettersi sulla perimetrale di Merito per arrivare poi anche alla zona ospedaliera, Scampia, Napoli e quant'altro. Questo è Monte di Procida, una riapertura a doppio senso della SP26, questo è stato uno dei primi miei interventi dovuto a una frana, una caduta di una parete rocciosa che abbiamo rimesso e riaperto. E questo è Colle di Fontanelle, Sant'Agnello, dove vi dicevo che abbiamo appunto installato pubblica illuminazione e rifatto il tappetino. Queste sono le attività svolte, diciamo, già da Città Metropolitana, quelle maggiormente significative. Quelle a farsi, come dicevo, grazie al contributo del Consiglio Metropolitano, di una nostra, diciamo, intesa istituzionale di tutti, abbiamo deciso di devolvere parte dell'utilizzo del piano strategico, dei famosi 400 milioni, parte ai comuni, parte per funzioni fondamentali, 72 milioni di euro, come dicevo, sulle strade, splittati in tre annualità, 2019, 2020 e 2021, e ripeto, tutte le arterie provinciali saranno interessate da lavorazioni. Siamo aperti anche a qualsiasi tipo di suggerimento per quelle che possono essere migliorie o sicurezza maggiore sulle strade provinciali, anche perché l'ingegnere Sarno e la direzione tecnica, l'area di coordinamento, a cui va il mio particolare ringraziamento, sindaco, per il lavoro svolto in silenzio, assumendosi grandi responsabilità, ma comunque svolgendo un lavoro essenziale a supporto dell'organo politico, ma per la funzione fondamentale dei cittadini, della salvaguardia loro, dell'incolumità, diciamo, attraverso questa attività noi riusciamo a con l'utilizzo di una funzione che viene detta accordo quadro, che è un contenitore all'interno del quale poi noi possiamo riempirlo dopo di contenuti di volta in volta per quelle che sono le necessità delle varie zone, che abbiamo zona orientale e zona occidentale a scorrimento veloce, e nello specifico anche dei comparti stradali. Quindi io tenevo a rappresentarvi quello svolto e quello a farsi.
quello a farsi, ringrazio i sindaci, ripeto nuovamente, i delegati presenti, è un lavoro work in progress, quindi siamo aperti anche in questo caso ai suggerimenti delle amministrazioni per le arterie nostre di competenza e quindi siamo realmente in una fase già avanzata perché i progetti sono stati approvati, a breve dovrebbero anche andare a gara, ci riteniamo pronti che oltre nell'ordinario siamo specificamente spediti anche per l'utilizzo di queste risorse del piano strategico. Non vi rubo altro tempo e passo la parola al delegato al piano strategico Peppe Tito, a cui vanno i miei ringraziamenti per il supporto specifico in qualità di delegato che ha dato sia alla città metropolitana ma alla mia funzione specifica. Grazie. Grazie, cercherò di rispettare i tempi, il mio intervento si conclude in 5 minuti. Mese di novembre del 2018 ci trovavamo in questa sala dove insieme al sindaco si partiva con questo grande straordinario impegno da parte della città metropolitana nel piano strategico. Ripeto, novembre 2018. Lavoro straordinario, risorse da impegnare per 381 milioni di euro. Abbiamo fatto, convocato i comuni, si sono preparate le schede, si è data la massima partecipazione ai comuni di decidere come poter avere queste risorse. Un fatto importante che non era mai successo. Voglio chiarire una cosa importante, noi come città metropolitana siamo la prima città metropolitana in Italia che grazie alla caparbietà di un sindaco porta il nome di Luigi De Magistris ha creduto fermamente in questa grande operazione di sviluppo e rilancio dei territori, facendo decidere a noi sindaci che rappresentiamo i territori sulla base dei progetti che i comuni avevano più a cuore. Ma l'altra funzione fondamentale della città metropolitana, tutti quanti assieme abbiamo deciso di stanziare delle risorse fondamentali per le strade, parliamo di interventi in 3 anni per 72 milioni di euro, non dimentichiamo la scuola, grazie anche a un lavoro del consigliere Marrazzo, impegniamo 30 milioni per l'annualità 2019, 20 e 21, quindi risorse importanti e fondamentali. Quindi c'è un'idea strategica. E tutto questo ha avuto una grande capacità in un'azione pregnante da parte del sindaco. Perché guardate, oggi noi siamo al rush finale dove andiamo in consiglio metropolitano, abbiamo approvato l'accordo quadro che consentirà di essere poi trasferito ai comuni per l'approvazione della convenzione e quindi saremo in grado entro l'anno di iniziare a finanziare i comuni per fare interventi, però abbiamo tenuto anche un occhio importante per quanto riguarda le nostre funzioni come città e metropolitana, investire risorse serie. Quando noi parliamo di strade, non intendiamo solo risorse per sistemare una strada, ma per garantire viabilità, per migliorare la sicurezza, per garantire affinché i nostri cittadini possono percorrere queste strade che da anni erano abbandonate nella totale sicurezza. E questo va dato atto anche dell'impegno del consigliere Cacciaputi insieme al dirigente Sarno che tutti quanti conoscete. Un lavoro straordinario. Noi con l'impegno di 72 milioni di euro andremo ad intervenire su tutte le strade di pertinenza della città metropolitana. E questo è un segnale importante che ha voluto dare il sindaco, di dimostrare che le risorse vengono rapportate su tutti i territori. Ed è, guardate, noi qua non è un momento di fare politica. Ognuno di noi viene da esperienze di destra, di sinistra, di centro. Il sindaco ha voluto mandare un segnale chiaro che quando si fa buona politica
E la vera politica è quella in cui non si guarda il colore, ma la vera politica è quella di dare risultati ai nostri cittadini e a quello che noi rappresentiamo. E quindi io voglio concludere, perché il lavoro andrà avanti, ognuno di noi, ogni consigliere è impegnato per le proprie competenze e per le proprie deleghe, affinché ci sia uno sviluppo nel rispetto dei 92 comuni che fanno capo alla città metropolitana. Grazie. Allora, noi innanzitutto inauguriamo con questa iniziativa un'altra serie di iniziative, perché la nostra esigenza è non tanto comunicare ai consiglieri metropolitani, che ringrazio, che sono presenti, perché loro sono protagonisti, non sono spettatori, e così anche ai sindaci, che sono protagonisti e non spettatori, però un po' ai cittadini attraverso la comunicazione, perché noi facciamo un grande lavoro che si deve sapere. Si deve sapere quello che abbiamo fatto, si deve sapere che Napoli, non so se è l'unica, ma sicuramente è una delle uniche città, probabilmente anche l'unica, che si è adottato un piano strategico di oltre 300 milioni di euro, e l'ha fatto non con prove di maggioranza e opposizione, diciamo, tranne due consiglieri metropolitani, il Consiglio metropolitano all'unanimità ha condiviso questo percorso. Abbiamo avuto un grande sostegno di tutta la struttura amministrativa, dal direttore generale all'impiegato, quindi un lavoro di squadra. Abbiamo fatto una cosa che vorrei sottolineare, che non è scontata, cioè quello di chiedere ai sindaci di farci sapere quali erano i progetti che volevano che noi finanziassimo, perché in genere la politica ci abitua ad altro. Io, siccome ho il potere di decidere da solo, potrei farlo da solo. È una rivoluzione. Io vorrei che questo messaggio passasse. Cioè, noi abbiamo chiesto ai sindaci, probabilmente tra questi sindaci c'è anche qualcuno che è il più nostro acerrimo avversario politico, non ha avuto nemmeno una telefonata, gli abbiamo dato la possibilità di scegliere, si assume la responsabilità di proporre e adesso però anche di realizzare, perché saremo molto attenti in questo. Quindi noi abbiamo da una parte il piano strategico ordinario, che è quello che un po' vi ha descritto Raffaele Cacciapoti, Giuseppe Tito, cioè sono i lavori che noi finanziamo nell'ambito delle strade, le scuole, i parchi, che poi affronteremo nelle altre conferenze stampa, di competenza della città, di dissesto idrogeologico più che parchi, cioè scuole, strade, dissesto, ambiente ed altro. Poi invece sono i progetti che hanno presentato i comuni, quella è la vera novità rivoluzionaria del piano strategico, dove un'altra cosa molto importante, non si è fatto a figli e a figliastri. Cioè si è fatto un ragionamento oggettivo, cioè tot ai in relazione al numero di abitanti. Poi se ci saranno delle economie, come noi ci auguriamo, ci saranno risorse aggiuntive che noi andremo a inserire, ragionandone ovviamente nell'ambito del Consiglio metropolitano, delle conferenze dei capigruppo e dei luoghi in cui si decide democraticamente ciò che si fa, andremo a verificare anche i progetti che sono più interessanti per l'interesse pubblico. Ma la prima linea è stata in Napoli, che ne so, ha preso 100 milioni di euro in base ai suoi abitanti, così Capri, così Ischia, così Pomigliano, così Somma Vesuviana, cioè i 92 comuni. E adesso abbiamo finanche rispettato il cronoprogramma, quindi chi pensa che noi siamo burocraticamente appesantiti, sì, l'Italia c'è una burocrazia insospettabile, noi abbiamo, insopportabile, noi abbiamo superato anche la burocrazia insopportabile. Adesso sta a ogni sindaco non perdere questa opportunità attraverso il confronto che riterrà di fare nel suo consiglio comunale, non ci interessa. A noi interessa solamente però verificare i progetti in questi giorni e vedere se sono finanziabili, come credo, e poi andremo a verificare. Se le amministrazioni comunali non sono in grado di spendere, noi daremo tutto il supporto necessario, perché ci rendiamo conto che il piccolo comune può avere anche particolari difficoltà, ma non tollereremo inerzie e incapacità, ce li ripigliamo i soldi, ce li ripigliamo e li daremo a chi è in grado di spendere. Questo deve essere chiaro a tutti, perché noi sappiamo che significa un euro di denaro pubblico, perché non siamo abituati a vederli, e questa è un'opportunità che diamo ai comuni che non hanno mai visto un euro. Quindi questa è anche la rivoluzione, cioè la città metropolitana arriva a sostegno di comuni in difficoltà. Per fare la sagra della mortadella,
io amo profondamente la mortadella da quando sono bambino, ma noi non finanziamo la sagra della mortadella. Quindi sono tutti finanziamenti dedicati a settori strategici nell'interesse delle nostre e delle vostre collettività. Quindi ci saranno scuole, ci saranno parchi, ci saranno strade, ci sarà riqualificazione ambientale, sono cose straordinarie. Io le ho viste un po' i progetti, tutti hanno compreso quello che stiamo facendo, è una grande opportunità che si può trasformare in certezza. Io per esempio, cambiando un attimo, un secondo la veste formale, come sindaco di Napoli, non mi farò certo perdere questa opportunità, perché amministro una città che da 8 anni non ha un euro di bilancio discrezionale, se non quello che abbiamo lo impieghiamo per pagare veramente stipendi, bollette e quant'altro, come una casa di una famiglia media. Con questo invece ho l'opportunità finalmente di fare delle strade che non avrei mai potuto fare, di sistemare dei parchi che non avrei mai potuto sistemare, di mettere in sicurezza la città come non avrei mai potuto fare. Quindi voglio anche sottolineare, e chiudo, perché come vedete siamo anche europei nei tempi, è bello pensare che questo è avvenuto con uno spirito di assoluta, totale, leale e bella cooperazione istituzionale, di rispetto, nessuno ha fatto il furbo, ci sono 2 consiglieri che non hanno ritenuto di sostenerlo, è un problema loro, gli altri sono tutti quanti d'accordo. Non è la nuova Pravda, non è la Bulgaria del Mediterraneo, è semplicemente l'intelligenza di capire che ci sono dei denari che ci siamo conquistati, e non vi voglio raccontare come, perché è stata una battaglia politica, giudiziaria, da ogni fronte, abbiamo recuperato 380 milioni di euro e abbiamo capito di destinarli ai nostri territori. Questo è un modo anche di dimostrare all'Italia, non solo alla nostra regione, che questo è un sud che opera, è un sud che lo fa con dignità, è un sud che lo sa fare con le mani pulite, che non ci sono interessi di altro tipo e che finanche persone che politicamente hanno le idee più diverse quando si discute dei massimi sistemi, quando si tratta invece di fare l'interesse ai nostri territori, siamo uniti pur nelle diversità. E questo credo sia un messaggio anche di grande coesione in un momento in cui sembrano prevalere solo veleni, tossine e rancori, che certe volte sono anche un po' amplificati, lo dobbiamo dire, da un mondo che cerca sempre a vedere la cosa che non va rispetto alla cosa che va. Ecco, noi oggi scriviamo una pagina importante, oggi parliamo di strade e quindi documentiamo i cittadini e l'informazione delle strade. Tra qualche giorno poi faremo le scuole, poi faremo i parchi, poi faremo l'ambiente, perché siamo in grado. Siamo in grado. Io poi farò chiudo su questo, una conferenza stampa tra qualche giorno, nel quale la comincerò con alcuni articoli di giornale con i quali a luglio si dava per certo che noi saremmo morti, soffocati, avvelenati, distrutti e uccisi da un'emergenza rifiuti. Ve la ricordate? I titoli di luglio. Se oggi siamo arrivati dove siamo arrivati, e lo posso dire perché domani riprende la funzionalità completa, non è frutto dello Spirito Santo, ve lo dice un credente, lo Spirito Santo serve ad altro. Qua è frutto del lavoro, che noi dobbiamo far capire alla gente che non siamo perfetti, che facciamo errori, che ci possono stare contraddizioni, ma siamo gente che fatichiamo, e fatichiamo non nell'interesse nostro, perché l'interesse nostro ormai non esiste più, perché io lavoro 18 ore al giorno, quindi non capisco dov'è l'interesse mio nelle altre 6 ore, di cui 4 devo dormire e 2 devo mangiare, andare in bagno e magari stringere la mano ai miei figli e dare una carezza a mia moglie, per il resto non c'ho più tempo. Quindi lavoriamo esclusivamente nell'interesse delle nostre collettività, e questo si riesce a fare non perché c'è De Magistris, perché stiamo tutti quanti insieme. Certo, io mi assumo il ruolo di sindaco per legge, perché sono il sindaco di Napoli eletto e per legge la sindaco metropolitana, e l'ho voluto fare in modo democratico, aprendomi, e non è stato facile all'inizio perché ci sono stati confronti. Adesso siamo una squadra unita nelle diversità, perché la differenza non è una cosa brutta, essere differenti, avere idee diverse, per me è un fatto assolutamente bello. Noi qua siamo in grado anche di trovare una sintesi, quindi un bel messaggio che diamo a quella parte di politica che pensa che la spesa pubblica si deve investire tenendo al guinzaglio i sindaci e tenendo al guinzaglio i cittadini. Noi al guinzaglio non vogliamo tenere nessuno, semmai verificheremo che i sindaci non perderanno questa opportunità.